Lo facciamo idealmente tutti insieme. Un saluto a Nenad Krstičić. Ciao Nenad, benvenuto. Ciao, buongiorno, ciao. Allora, la voce è giù, è normale che sia così dopo un derby buttato via in quel modo a causa di un intervento molto duro. La prima domanda che ti faccio è come stai, se sai già che cosa hai alla caviglia? So solo che devo stare fermo più o meno un mese, però non, qualcosa sui legamenti, poi sulla perone, qualcosa, però di preciso non lo so niente, so solo che devo più o meno devo stare fermo un mese. Diciamo che è meno peggio di quello che poteva essere, no? Vista la durezza di quell'intervento, Nenad. Sì, possiamo dire così, però a me mi dispiace perché ho fatto di tutto per recuperare, per giocare il derby e poi riuscire a quel modo dopo una brutta entrata, lasciare compagni dopo 10 minuti, mi è dispiaciuto tanto. Quindi per me io non ero preoccupato ieri neanche per l'infortunio, ero più preoccupato per la partita che non potevo giocarla più. Senti, Nenad, hai rivisto la dinamica di quel fallo? Non credi? Tu fai lo stesso ruolo più o meno di Matusalem, ma ti verrebbe mai in mente di fare un'entrata così a te, in mezzo al Ma campo, dopo 10 minuti? no, sicuramente no, perché io già in diretta, quando ho visto che lui si è allungato la palla, io ero in anticipo di 2 metri, io l'ho visto che lui entrava brutto, però non potevo lasciare la palla, io vado sempre a prendere la palla, quindi l'ho visto già in diretta che faceva entrata brutta. Ti ha chiesto scusa lui dopo la partita in qualche modo? Ti ha fatto arrivare delle scuse? Ma io mentre aspettavo in spogliatoio non era arrivato, però mentre aspettavo il taxi lui mi ha visto, mi si è avvicinato e mi aveva chiesto come sto così, e mi ha detto che sono stato più veloce di lui, che voleva prendere la palla, però secondo me non voleva prendere la palla perché la palla era 2 metri davanti a lui. È vero, non voleva certamente prendere la palla, stiamo rivedendo queste immagini. Senti Nena, è finita 1-1 alla fine questa partita, potevamo anche vincerla, diciamo che beh, un po' sei mancato tu, un po' forse è mancata la capacità di chiuderla questa gara, però è un punto buono per noi. Sì, per noi è un punto buono, però come hai detto te è mancato un po' per chiudere la partita, perché abbiamo visto che loro dall'inizio avevano la paura e sapevano già come stanno, e quindi secondo me potevamo vincere, però come hai detto un punto per noi. Allora, Nenad, prima di salutarti, ti facciamo sentire un po' d'affetto, visto che ce n'è tanto per te, tantissimo dai nostri tifosi. Allora, Francesco, stanno arrivando tanti messaggi per Nenad. Allora, sì, intanto saluto Nenad, gli leggo subito un messaggio, ne sono arrivati una marea, non possiamo leggerli tutti, ci scusiamo ovviamente con chi ha inviato il messaggio, magari non lo vedrà letto ora, magari lo vedrà letto nel corso della trasmissione. Te ne leggiamo uno che secondo me è molto significativo, molto indicativo del grande affetto che c'è per te. Forza Nenad, siamo tutti con te, forza Nenad, se possibile ti vogliamo ancora più bene, forza Nenad, sei migliore, siamo tutti Nenad. Sei Siamo contento? tutti con te. Io devo ringraziare perché ho visto anche ieri su Facebook, ho visto che mi hanno scritto in tanti, voglio ringraziare a tutti e devo dire che sicuramente dopo questo torno ancora più forte di prima. Allora Nenad, grazie, grazie per essere stato con noi, bocca al Grazie lupo, stai su, tanto voglio dire, quel che dovevamo fare l'abbiamo fatto, siamo più o meno arrivati a voi. Grazie. all'obiettivo e insomma ci mancherai, ma troveremo il modo di fare senza e poi tu sarai giocatore importantissimo anche l'anno prossimo. Grazie Nenad Krstičić. Grazie, Grazie. ciao, buona giornata.